Qui Diego Dabber 21, salve a tutti. In questo nuovo video ecco una mia personalissima top 5 che ho dedicato a Renato Cecchetto, un mitico doppiatore e attore che proprio oggi, 23 gennaio l'anno scorso, purtroppo ci ha lasciati. Spero che questo video vi piaccia, scrivetemi la vostra personale opinione nei commenti. Un celebre ciao a tutti i fan del doppiaggio da Diego Dabber 21, Dub is the world è il mio motto, buona visione a tutti, spero che questa top 5 vi piaccia perché si va a incominciare. Detto questo, iniziamo con la top 5. Ti molla, sentinella? Perché non risparmi la fatica alle iene e mi uccidi subito? Uccidimi subito! Non ha tutti i torti. Tutto quello che devi fare è stare attento alle iene e gridare se ne vedi una. Guarda giù, Bruciaferro! Non chiudere gli occhi! Non distrarti! Qualcuno deve fare la guardia! Qualcuno deve proteggerci! Beh, ora sì che sono convinto. Senti, te ne puoi stare fuori, all'aria aperta, sotto l'ampia volta del cielo. Non è questo che vuoi? O forse tu preferisci averlo di nuovo nella squadra scavatori? No! Bene, allora siamo tutti d'accordo. Timon, ascolta lo zio Max, ti insegnerà tutto quello che devi sapere. Tesoro, cerca di riuscire stavolta. Gattona, annusa! Sobbalza! Gattona, annusa! Sobbalza! Gattona, annusa! Sobbalza! Bene, ora, che cosa facciamo se per caso vediamo una iena? Urliamo, mamma! Esatto, mio caro, perché il mondo là fuori è pieno zeppo di pericoli. Pieno zeppo, ti dico! Lo sapevo, me la butta sul drammatico. Spalparci come braccialette! Bravo, zio Max, ottima interpretazione! Divertiti pure ad applaudire, figliolo, ma voglio vedere come fai se non hai più le zampe. Gattona, annusa, sobbalza. Vedete bene? No, non vedo, lo devi mettere più a destra, se no vai a fare. È perfetto. No, no, e non vedo niente io, scusa. Aspetta un attimo, scusa, io non vedo più. Ah, no, no. Così sì, va bene, bravo. Arrivano i fidellini col tonno! Prima i bambini. A Monica. Ecco. Un altro po', nonna! Quanti te ne fai dare? È Natale, su! Mangia, mangia, che così poi lo vinci di sicuro il concorso di ballerina per la regione! Le cose buone della vita o sono illegali o sono immorali. O fanno ingrassare. Diceva ciao. Bernard Shaw. Carina! Chi la diceva? Un amico, un uomo che conosco. A me pochi, perché mi devo mantenere leggero. E perché ti devi mantenere leggero? Come se non lo sapessi. E me lo sono scordato. Perché? Perché domani sono di servizio. Sabe, tu, so vint'anni che stai in con te. Ragazzi, mi dispiace dirlo, ma da un po' di tempo vostra madre non ci sta più con la testa. Bisogna prendere dei provvedimenti prima che sia troppo tardi. Trieste, ti devi curare. Se ci sei la goccia. E dai, vai, dai, 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 viva, buon appetito! Auguri, vieni papà, auguri. Nel rinnovarvi gli auguri di buon Natale, guarda questa, io me la ricordo. Sale quale così da quando ero è particolare. Ah, la cabinetta. Perché avremo diversi collegamenti esterni per ospiti straordinari. Ma sono troppo buoni! Non ti strafogare. Sempre fine, eh. Certo che, guarda quanta grazia di Dio, eh. E pensare che in Italia c'è ancora qualcuno che si lamenta. Ah. Qui da noi c'è tutto. Cibo in quantità, democrazia, libertà. Un paradiso. E pensare che certi italiani hanno dovuto aspettare la fine del comunismo per rendersene conto. A voi a di... I nostri rivoluzionari, i mo, li spedirei tutti in Russia, Albania, Bulgaria, Jugoslavia. Terrottura! Pensare che stanno a soffrire lì la fame e il freddo. Io non ci posso proprio pensare. Mi
si stringe il cuore. Buono, cos'è questo? Nebbiolo, vitigno d'oca. Tu passi di e rimane la tua firma per leggerlo ancora. Ecco, vedete, questo io non lo sopporto. Io mi chiedo, mi domando come cavolo ha fatto un atleta come Born a mettersi con una come lei, che non la toccherei neanche con un bastone lungo 3 metri. Lascia perdere, Alfredo, che io qualche bel colpetto di bastone. Subito, quando si tratta di bastoni. Se avessi 70 anni, me lo farei vedere io. Sì, te magna. Così che è morta mia madre. Un classico. Io devo andare al cesso. Sì, anch'io. Ehi, cosa avete da guardare? Peter, e i tuoi vestiti? Io voglio la tua arma. No problem, Peter, dall'aria truce. Mi hanno declassato a un giocattolo perché ho sparato a un ragazzino. Io voglio la tua arma. Hai ragione, Joe, siamo tutti armati. La tengo nel caso qualcuno cercasse di nuovo di rendere grande l'America. Aspetta, c'è la possibilità che ritorni? Sì, affermativo, tornerò. Potresti dirlo in modo più memorabile? Ci vediamo tra un po'. Un po' più minaccioso? Facciamo che... ci becchiamo in giro? No! Vi chiamo quando sono nei paraggi? No! Mi vedrò con voi mañana! No! Prendiamoci un caffè un giorno di questi? No! Beh, insomma, non lo so! Ok, vedo se mi viene in mente un'altra e torno! Mi dispiace interrompere l'assemblea, ma... sono arrivati! Ospiti Corregali a ore 3! State calmi! L'assemblea è aggiornata. Mamma mia, guardate quanti giocattoli! Io non vedo un accidente! Sì, signori, finiremo al mercato delle pulci tempo un mese. Vedi qualche dinosauro o roba simile? Oh, santa mortadella, sono ancora impacchettati! Sono sempre più grossi! Aspettate, ce n'è uno piccolo e carino laggiù! Siamo condannati! Saremo ripiazzati! Adesso basta! Basta! Se invio una pattuglia in perlustrazione, vi calmerete? Sì, sì, lo promettiamo! D'accordo, risparmiate le batterie. Molto bene, Udi, questo è usare la testa. Dunque, fammi capire bene, lotterei contro un drago e salverei una principessa solo per farti ridare da Farquaad la tua palude, dove non vivi da solo, perché lui te l'ha riempita di fenomeni da baraccone, più o meno è così? Sai una cosa? Forse c'è un buon motivo per cui gli asini non parlano. Non capisco, Shrek. Perché non hai tirato fuori il repertorio? Sai, strozzarlo, assediare la sua fortezza, tritargli le ossa per farci il pane? I soliti trucchi da orco. Oh, so io cosa. Magari avrei potuto decapitare un intero villaggio, mettere le teste su un palo, prendere un coltello, squartargli le milze e bere i loro fluidi. Così ti va, genio? No, non direi, no. Per tua informazione, gli orchi hanno dentro più cose di quanto uno creda. Per esempio? Per esempio? Va bene. Gli orchi sono come le cipolle. Puzzano? Sì. No. Ah, ti fanno piangere? No. Ah, li lasci al sole, diventano marroni e poi spuntano i peletti bianchi? No. Strati. Le cipolle hanno gli strati. Gli orchi hanno gli strati. Le cipolle hanno gli strati. Capito? Tutti e due abbiamo gli strati. Ah, tutti e due avete gli strati. Sai, non a tutti piacciono le cipolle. Torte! A tutti piacciono le torte. Le torte hanno gli strati. Non mi interessa. Che cosa piace a tutti? Gli orchi non sono come le torte. Sai cos'altro piace a tutti? Le lasagne. Hai mai conosciuto qualcuno a cui dici, ehi, prendiamo le lasagne? E lui risponde, non mi piacciono le lasagne. Le lasagne sono squisite. No! Ottusa, irritante bestia da soma in miniatura. Gli orchi sono come le cipolle. Fine della storia. Baci, baci. Ci vediamo. Le lasagne sono forse la cosa più deliziosa di questo accidente di mondo. Sai, ti preferivo quando canticchiavi.
Hai un fazzoletto anche di carta? Sto facendo un macello. Basta la parola lasagna per farmi sbavare. E dunque questa era una speciale top 5 che ho voluto fare come tributo per Renato Cecchetto, che proprio un anno fa, proprio oggi 23 gennaio, purtroppo ci ha lasciati. Questa naturalmente era la mia personalissima top 5, scrivetemi la vostra nei commenti perché accetto qualunque opinione che non sia offensiva. Detto questo, spero che questo video vi sia piaciuto. Un celebre ciao a tutti i fan del doppiaggio da Diego Dabber 21, Dab is the world è il mio motto e ci vediamo prestissimo con tantissimi nuovi video. Ciao, fate i bravi e statemi bene. E caro Renato Cecchetto, che la terra ti sia lieve. Gli orchi sono come le cipolle, fine della storia, baci baci. Ci vediamo.